Allora Sergio, da Romeo e Giulietta al calcio giocato domenica scorsa allo stadio Mancini, dove insomma di emozioni se ne sono viste tante, purtroppo una partita stregata dove la palla non è voluta entrare nella porta degli avversari, anche se c'è da dire in realtà la palla è entrata. Vediamo allora la moviola con tutti gli episodi un po' dubbi. Esatto, buonasera a te e buonasera a tutti. Intanto conseguiamo subito il primo episodio con il fallo netto di Fusaro su Sivilla. Dopo soli 5 minuti, vedete il numero 3 che è Fusaro che va proprio a colpire con la gamba destra il piede sinistro di Sivilla. È rigore netto soltanto per il direttore di gara, l'opaco, Gualtieri di Asti. Non è stato così, ma seguiamo ora poi gli altri episodi incriminati e ne abbiamo ben quattro. Il lancio di Sivilla verso Gucci, lanciato a rete. Qui c'è la chiara opportunità da gol. È sempre Fusaro, sempre lui, il numero 3 che va ad affossare Nicola Gucci, che a quel punto era solo davanti al portiere, con la chiara possibilità di fare male, quindi di fare gol. Quindi è un episodio, Marco, direi inequivocabile. Soltanto Gualtieri di Asti, che poi proseguirà nello show, non lo ha visto. Andiamo avanti con le recriminazioni. All'ultimo minuto, calcio di punizione per l'Alma. Borrelli mette, anzi, è lo russo che mette nel mezzo. La difesa libera, Lunardini poi cicca la palla e proprio mentre sta per sferrare il tiro in porta, il direttore di gara che fa? Fischia la fine del primo tempo. Quindi davvero del clamoroso, andando ad invalidare una potenziale Sì, palla gol guardiamolo un per il attimo Faro. questo perché è davvero incredibile, guardate. C'è Lunardini che si Sta porta la per palla sul sinistro e sta per sferrare il tirare, tiro. ma Sì. l'arbitro inspiegabilmente fischia la fine del primo tempo. Andiamo al Sì, secondo nel tempo secondo allora. tempo c'è l'episodio chiave, il gol non gol, vedete Borrelli si porta la palla sul suo piede, il tiro e come potete vedere nel rallenti c'è Minadeo che respinge ma la È palla è assolutamente entrata dentro, assolutamente dentro. assolutamente dentro tutta la vita. Quindi anche qui come con la Maceratese, come avevamo noi di Fano TV evidenziato questi torti, l'Alma viene defraudata di un calcio di rigore, quello su Sivilla, di una espulsione netta, quella di Fusaro, e di un gol, quello di Borrelli nel secondo tempo, che era gol. Quindi davvero un'Alma che ora scivola a meno 6, ma è un'Alma che ha davvero ben donde di recriminare. Campionato del Fano che non è finito, perché mancano ancora 4 giornate, domenica l'Alma sarà attesa al Bonolis di Teramo, campo sintetico contro il San Nicolò, e poi il 26 di aprile addirittura il derby al Mancini con la Vis.